Santa Lucia al Sepolcro, ISAB dona nuova cartellonistica turistica interattiva, inaugurazione alla Basilica. Presso la Basilica Santuario Santa Lucia al Sepolcro è stata inaugurata la prima per l'Italia meridionale cartellonistica turistica interattiva accessibile donata dall'Associazione Sicilia Turismo per Tutti. Grazie alla generosità dell'ISAM in collaborazione con il Comune di Siracusa e di Skylab Studios, progettisti della nuova cartellonistica. Un vero e proprio infopoint, basta inquadrare il codice QR presente sul pannello della segnaletica con un qualsiasi smartphone o tablet per accedere ad una grande varietà di contenuti utili che aiuteranno i turisti a conoscere la Basilica Santuario Santa Lucia al Sepolcro e il suo patrimonio culturale e artistico, nel quale spicca il capolavoro del Caravaggio raffigurante il seppellimento di Santa Lucia, dipinto dall'artista nel 1608 durante il suo soggiorno siracusano. L'esperienza della visita turistica viene arricchita amplificando l'impatto emotivo e sensoriale da chi ne fruisce. Realtà virtuale, realtà aumentata, foto a 360 gradi, audio, video e foto sono solo alcuni strumenti che determinano la digital experience turistica. L'accessibilità è garantita grazie ai servizi multilingue, italiano e inglese, per i visitatori stranieri e ai contenuti interattivi dedicati alle persone con disabilità sia visiva attraverso una voce narrante che uditiva attraverso la traduzione LIS dei suoi contenuti e a quelli specifici per i bambini. Inoltre, in ottica green, sostituisce il materiale cartaceo diminuendo radicalmente l'utilizzo di carta e di inchiostro. L'Associazione Sicilia Turismo per Tutti, grazie alla donazione con la collaborazione della Basilica Santuario Santa Lucia Sepolcro di Siracusa, del Comune di Siracusa, dell'Unione Ciechi e Ipovedenti di Siracusa, del Movimento Apostolico Ciechi, dell'Ente Sordi di Siracusa, della Prologo di Siracusa, ancora una volta in prima linea per rendere Siracusa un esempio di destinazione di eccellenza nel campo del turismo e della cultura accessibile. L'obiettivo del progetto è quello di permettere al maggior numero di persone di ottenere le informazioni essenziali per fruire del luogo di culto, della sua architettura e delle sue principali opere. Sì, è un'occasione anche questa, intanto colgo di nuovo l'occasione per ringraziare tutti gli enti che si sono adoperati per la realizzazione di tutto questo. È un'ulteriore apertura. E apertura che è una finestra, e guarda, è piccolina, sì, ma in realtà apre verso una realtà grande che è il mondo. Internet, il web, perché inserisce tutto questo all'interno di un contesto molto più ampio. E di conseguenza per lanciare e condividere un messaggio che parte da questo luogo e deve arrivare ovunque. Quindi è un elemento molto importante che valorizza ancora di più questo posto. Sì, noi stamattina siamo veramente molto contenti di donare, grazie all'opera veramente di mecenati come l'ISAB Siracusa, questa nuova cartellonistica turistica innovativa, accessibile a tutti. Quindi finalmente la tecnologia all'avanguardia arriva anche a Siracusa e sicuramente il santuario della Basilica di Santa Lucia del Sepolcro sarà il primo ad usufruirne. Una tecnologia all'avanguardia che non solo quindi è tecnologia legata, per così dire, ai luoghi quali la chiesa di Santa Lucia al Sepolcro, ma soprattutto la fruizione del Caravaggio, accessibile anche alle persone con disabilità, ai bambini. Per le persone con disabilità infatti c'è un video in LIS, lingua dei segni italiana, per le persone cieche ipovedenti si può fruire tramite praticamente un audio video, quindi chiunque potrà fruirne totalmente e liberamente di questo meraviglioso patrimonio storico culturale. È uno strumento in più per il territorio, peraltro in una zona, diciamo, della città che ha grandi potenzialità e che giustamente si sta valorizzando. In merito all'iniziativa, questa rientra in un calderone di iniziative che l'ISAB mette, diciamo, in atto sul territorio già da qualche decennio. Nella fattispecie questa è una componente che ci è piaciuta molto, che è quella, come si è detto, dell'innovazione tecnologica, che è un tema a noi molto caro. Quindi avanti così e complimenti all'Associazione Sicilia Turismo per Tutti che l'ha proposta.